Anche Cosenza è intitolato una strada Giovanni Palatucci. Il poliziotto di origini irpine, già vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza e reggente della questura di Fiume sino al 1944, dai più conosciuto come il questore giusto, ha ricevuto questo importante riconoscimento oltre che in molte città italiane anche nella nostra regione. L'iniziativa, nata in collaborazione fra l'amministrazione comunale, la questura di Cosenza e l'Associazione Nazionale Palatucci, si propone di dare riconoscimento all'azione svolta dal questore Palatucci in favore degli ebrei. La cerimonia è stata preceduta da una santa messa celebrata all'interno della chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù, officiata dall'arcivescovo di Cosenza e Bisignano, Monsignor Francesco Molè. Io pensavamo di aver superato questi momenti, invece bisogna ancora lavorare tanto e questi eroi ci danno l'esempio di come con la loro coerenza e il loro attaccamento al dovere ma anche alla propria coscienza, alla propria fede trasformata in carità, in amore per gli altri, hanno saputo allora risollevare le sorti del mondo, speriamo che lo possiamo fare anche noi. A scoprire la targa è stato il sindaco di Cosenza Mario Chiuto. Un'intitolazione importante perché Giovanni Palatucci è un eroe buono, un poliziotto che salvò tantissimi ebrei dalla sicura morte e quindi vuol dire un eroe giusto che mise anche in discussione la sua, non solo la sua carriera ma anche la sua vita, tant'è che poi dopo fu deportato e morì. Quindi abbiamo voluto ricordare questa figura perché anche per voler dare un segno diciamo importante a questa città sulla memoria di queste figure eccezionali